Una giornata di studi dedicata alla tutela del territorio e del suo patrimonio ambientale e geologico si è tenuta presso l'aula consiliare di Pomezia. Proprio la volontà di promuovere le aree di interesse scientifico-culturale ha dato vita a questo incontro che ha visto intervenire diversi esperti del settore. Ad illustrare i geositi presenti nell'area pometina e le finalità di questo appuntamento l'assessore Giovanni Mattias, che ha individuato nell'interdisciplinarietà l'elemento chiave per una lettura del territorio a 360 gradi. Il paesaggio può essere visto da tanti punti di vista ed è proprio questo che è stato fatto oggi. L'archeologo, i geologi, il naturalista, l'urbanista raccontano ognuno per la propria visione uno stesso territorio e danno degli strumenti a chi poi deve attuare progetti e pianificazione per riuscire a darle questi strumenti in maniera ottimale e per riuscire a dare un futuro migliore a chi vive nel territorio. Quali sono quindi i principali geositi di Pomezia? Beh, sono quattro. Su 110 km quadrati di estensione non abbiamo tanta geodiversità. Sono due legati prevalentemente al vulcano laziale, colata piroclastica di Rio Torto in località Sughereto, due aree di cava a Cava Tacconi e cave a Pratica di Mare e un quarto la duna di Campo Iemini. La sintesi di questo incontro darà a noi tutti una conoscenza e un'informazione base per poter poi pianificare nuove attività. Una di queste è quella relativa alle visite guidate. Già dal primo anno di insediamento abbiamo dotato durante l'estate pometina una serie di iniziative legate alle visite guidate del territorio. Conoscere il proprio territorio in ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, riesce a dare più senso di appartenenza e a non mortificare il proprio territorio. La conoscenza scientifica è la base per ogni progetto futuro. Questo è un primo esempio di tavole rotonde sulla geodiversità, sul paesaggio geologico, che però si interconnette con la natura, con l'archeologia, con la pianificazione urbanistica. Proprio di pianificazione ha parlato il professor Simone Ombuen, docente di urbanistica all'Università Roma III, analizzando il rapporto tra la sua materia e la politica e i criteri per il rispetto delle esigenze storico-culturali e paesaggistiche del territorio. Un primo problema è la scarsa rispetto della legalità, che nel territorio del Lazio è, come noto, un problema grave. Roma è la più grande città abusiva d'Italia. Oltre il 40% del patrimonio edilizio è di origine abusiva o comunque non legale, quindi è un gravissimo problema. Poi il secondo grande problema è l'insufficienza degli oneri di urbanizzazione che furono introdotti solo nel 1977 e in una misura insufficiente a ripagare gli effettivi costi che le amministrazioni dovevano affrontare. Questo ha generato il fatto che oltre a un deficit nel bilancio delle amministrazioni si è poi prodotto un deficit altrettanto grave nel territorio dei comuni del Lazio in termini di infrastrutture non realizzate, di servizi mancanti, di sottodotazioni e di fragilità complessiva dell'armatura territoriale. Poi ci sono anche delle altre specificità, e cioè delle cose più connesse alla dimensione politico-legislativa, il fatto che il nostro quadro normativo è ancora arretrato e non ha raggiunto la qualità che invece ha raggiunto in altre regioni italiane. Da questo punto di vista il Lazio è una regione arretrata in Italia quanto a innovazione nel governo del territorio. Non è all'interno dell'elaborazione tecnica il problema, è quando poi questa elaborazione tecnica entra in contatto con una dimensione politica. Nella dimensione politica il sistema dei vincoli, delle tutele, degli elementi diciamo, di rispetto di altri interessi pubblici non viene visto normalmente come un compito specifico della politica, ma come un sistema di assensi o dinieghi che può essere manipolato e utilizzato per mandare più avanti o frenare o arrestare l'iter di una determinata proposta di trasformazione. E questo è un modo improprio di utilizzare. Quando vengono stabiliti dei vincoli a tutela di determinati beni pubblici, lo si fa per il buon motivo di tutelarli
e il compito della politica è di esercitare questa tutela e non di utilizzarla come, diciamo, arma impropria a fronte di arretramenti o avanzamenti di questo o di quell'interesse. Devo dire fra l'altro che spesso questo tipo di fenomeni avviene in modo un po' trasversale, abbastanza a prescindere dal fatto che, diciamo, che le posizioni politiche siano espressione di un'area o di un'altra. C'è purtroppo una cultura politica complessivamente arretrata. Questo è un altro elemento di arretratezza della Regione Lazio che si vede anzitutto nella scarsa qualità della produzione normativa della Regione, ma anche nella complessa e difficoltosissima azione dei suoi enti locali. Un'ulteriore panoramica sui GeoCity di Pomezia è stata eseguita dalla dottoressa Lucrezia Casto, geologa e dirigente presso la Regione Lazio, con un riferimento al primo censimento dei due siti più antichi, Cava Tacconi e depositi di Rio Torto. I GeoCity di Pomezia sono stati per la prima volta individuati e censiti nel 1993 e sono stati inseriti in una pubblicazione che è disponibile presso la Regione Lazio. E sono molto importanti perché testimoniano proprio la storia geologica del luogo e dovrebbero, siamo qui per tutelarli e per salvaguardarli, per conservarli, proprio perché con la loro scomparsa si perderebbe un'importante traccia della storia del territorio e soprattutto hanno una tale rilevanza che potrebbero essere proprio dei luoghi utili proprio per individuare il territorio stesso di Pomezia. Di questi ricordiamo la Cava Tacconi, che è importante, ha un'importanza fondamentale per la stratigrafia e la geologia del comune e proprio anche della parte del Lazio centrale, e anche i depositi di Rio Torto, per esempio. Ce ne sono anche molti altri, ma questi sono i più antichi censiti. Su uno dei due siti più antichi, quello di Cava Tacconi, ha tenuto un intervento specifico il dottor Stefano Cresta, geologo e dirigente dell'Agenzia Regionale Parchi. Il dottor Cresta ha poi focalizzato l'attenzione sulla conoscenza, individuandola come elemento di base per qualsiasi forma di tutela e valorizzazione. La situazione attuale è che esistono le testimonianze geologiche che si dovrebbero tutelare. Esiste una fabbrica coventrizzata ed esiste un progetto che impatta sulle testimonianze geologiche che rappresentano il geosito della Cava Tacconi di Pomezia. Quindi una situazione potenzialmente fatale per questo geosito, perché praticamente lo coprirebbe di case. Analogamente a quanto è stato già fatto a Roma su un geosito fondamentale di Sacco Pastore, dove è stato trovato il cranio di Neanderthal più completo che esista nell'area mediterranea, che è stato coperto dal quartiere di Sacco Pastore, per l'appunto, quindi eliminato completamente dalla possibilità di testimoniarlo per le future generazioni. Primo criterio è la conoscenza. Spesso e volentieri, anzi quasi sempre, la proprietà, che sia pubblica o privata, di un territorio su cui esiste una testimonianza geologica ignora il valore di quella porzione di territorio. Nel momento in cui questo valore fosse conosciuto, probabilmente l'approccio della proprietà pubblica o privata sarebbe diverso. Per fare un esempio, se tu sai che esiste un punto fondamentale per la conoscenza della storia di un luogo e devi fare una costruzione, costruisci magari intorno, costruisci accanto, ma non costruisci sopra. Nel momento in cui tu ignori che questo punto è testimoniato, costruisci dove capita, anche sopra il punto, quindi non c'è neppure una volontà di fare male, c'è proprio un'ignoranza di poter fare del bene costruendo o trasformando in maniera diversa il territorio. Attraverso i GeoCity è possibile tracciare a ritroso quella che è la storia di un determinato territorio. Queste le parole della dottoressa Donatella De Rita, docente di vulcanologia all'Università Roma III, che si è poi espressa anche sulla scarsa tutela ambientale e la necessità di una valorizzazione territoriale. Intanto i GeoCity di Pomezia raccontano la storia di questo territorio, come si è edificato nel tempo, e a questa storia sono essenzialmente legate le risorse
cause del territorio stesso, e quindi sono una ragione dell'edificazione del luogo, dell'aggregazione urbana e del modo in cui poi questa urbanizzazione si è sviluppata. Ogni disconnessione con la naturalizzazione del territorio può portare a delle distorsioni e ovviamente anche del degrado, cosa che purtroppo è accaduta anche su questo territorio, soprattutto per l'uso incongruo della falda, del consumo idrico, insomma, che c'è per la spinta urbanizzazione e anche per l'impermeabilizzazione del suolo e per la scarsa attenzione alla protezione delle aree naturali. Io soprattutto sono rimasta colpita dalla presenza della tomba di Enea, della prima edificazione di questo luogo ad opera di Enea, ma ovviamente non solo di questo, poi c'è stata anche la fase medievale che è sicuramente importante, prima ancora la nascita delle terrecotte che sono legate alla risorsa territoriale delle argille che ha permesso questo, o anche della pietra da costruzione come il pisolitio che è stata utilizzata per la tomba di Enea, quindi in realtà le valenze sono tantissime e possono essere sviluppate in diverso modo sia per la tutela che per la valorizzazione economica del territorio. Alcuni di questi siti, ha spiegato poi il dottor Marco Alberto Bologna, docente di ecologia, biologia e zoologia presso l'Università di Roma III, rappresentano dei veri e propri elementi di connessione biologica tra differenti aree. Alcuni geositi, ma anche altri siti di interesse naturalistico come la Sugherita o Rio Torto o i residui di Duna, hanno un ruolo importante di connessione ecologica fra le zone naturali meglio conservate, quali Castel Porziano o Decima Malafede, e le zone più meridionali, come i boschi residui della pianura pontina che sono intorno a Nettuno ed Anzio. Quindi questi piccoli residui, relitti di situazioni naturali, svolgono un ruolo importante, per esempio per gli uccelli migratori, le aree umide, o anche per il mantenimento di popolazioni di animali a rischio di estinzione, come sono anche animali un po' misteriosi, come piccoli insetti. In conclusione, come dichiarato dal sindaco Fabio Fucci, fondamentale è la consapevolezza del territorio per programmare politiche che lo tutelino. In questo senso, il primo cittadino ha fatto riferimento al nuovo piano regolatore generale. È un incontro che abbiamo promosso ed organizzato come città di Pomezia, proprio per lanciare forte il messaggio che dalla conoscenza approfondita sotto i vari profili geologico, naturalistico, ambientale, archeologico del territorio comunale può nascere una politica del territorio attenta non solo alle esigenze dei cittadini, ma anche al rispetto di tutte quelle caratteristiche e particolarità che sono uniche nel territorio comunale. Tanti docenti universitari oggi sono intervenuti proprio a ribadire l'importanza di alcune aree di interesse presenti sul territorio comunale e che hanno bisogno di un occhio di riguardo, di una tutela maggiore, soprattutto nel pianificare l'utilizzo del territorio stesso. Beh, intanto le linee guida le abbiamo già certificate e programmate in Consiglio Comunale con le linee di indirizzo per la redazione di un nuovo piano regolatore generale che va proprio nella direzione indicata nel seminario odierno, ma proprio a significare che quando si affronta la materia urbanistica sotto il profilo scientifico, naturalistico, ambientale, sotto il profilo delle esigenze della popolazione, le scelte poi divengono maggiormente rispondenti alle esigenze di un territorio importante come quello di Pomezia e dei suoi concittadini. Nel bilanciamento tra gli interessi dei privati, seppur legittimi, e l'interesse pubblico, l'amministrazione comunale, un'amministrazione comunale seria e competente, deve tenere sempre in considerazione, in grandissima considerazione, il prevalente interesse pubblico.